Rieccoci primo Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook, avete visto il titolo, Veneto quando ne usciremo, eravamo prima della pubblicità, primo. Primo è la cosa da dire subito, il vaccino. Ma abbiamo sempre detto che il vaccino è necessario da un anno fa, da 14 mesi fa. Abbiamo sempre saputo che per attivare la produzione del vaccino ci volevano circa 8 mesi, No, mese più. pensavamo di più però, dico la verità. Io pensavo 2 o 3 anni, perché se un No, vaccino ma così è gli esperti stato l'hanno bravo. sempre detto, anche quando c'erano dei sistemi industriali, dicevano noi potremmo cominciare, si sapeva che ci volevano circa 8 mesi di media. Ma sono passati 14 mesi, non abbiamo mica cominciato nessuna sperimentazione. Io adesso, siccome c'è Sam Draghi, che come Obama gli hanno dato il premio Nobel della pace appena eletto presidente per paura che facesse guerre, poi ha fatto le guerre come tutti gli altri. A Draghi l'abbiamo canonizzato, fatto santo, prima che cominci a governare, non si fa più nessuna critica. Ma io un anno, abbiamo ancora il ministro Speranza, io un anno, non si è promossa una sperimentazione di fare questo benedetto vaccino. Io un anno, 14 mesi, in 14 mesi noi avremmo già da 6 mesi, se fossimo come avessimo cominciato sul serio a investire su questa roba qui, siamo andati in cerca delle mascherine con Eh tutti sì, gli imbrogli che c'erano. lo stesso discorso No, 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 che bisogna faceva dei dirlo. trasporti. Abbiamo passata l'estate nei trasporti per le scuole, non aveva fatto niente Brava, ma inizialmente. scusatemi, perché adesso si dice, ma prima c'era un altro governo. Sì, ma c'è sempre lo stesso ministro, Quindi. Su questo del vaccino, siccome ci sono 14 mesi che è passato da quando si è capito questo, non si è fatto nulla. Una sperimentazione Siamo per ecco, farcelo noi o per no, c'è una comprarlo? sperimentazione che alcuni, anche a Padova, Figlia. l'azienda qui di Abano Terme che abbiamo anche La qui a Figlia. Padova, la Figlia erano gente che potevano mettersi, ma c'erano in tutta Italia. Sì. Bene. Questa sperimentazione il governo non ha osato di fare, né curi né speranze. Allora ci saranno delle responsabilità. Cioè, io comincio a dire, ecco, altrimenti tutti a nascondersi dietro San Draghi, che è nuovo, prima Ma non lei c'è. sa benissimo, Secondo, lei sa benissimo però Gottardo che purtroppo qui diventa un problema economico, fare il vaccino Ho no, non si capito, ma guadagna il problema molto, economico c'è, ci nessuno, sarà. no, non si guadagna, E tant'è che le adesso. case farmaceutiche preferisco fare il Viagra, le Quel garantisco. problema, insomma, ragazzi, ma questo vale per tutta l'Europa, non solo per l'Italia, perché l'Europa non Infatti. ha fonti decisive nel costruire il vaccino, per questo è in difficoltà. E non ci siamo posti questa roba qui, ci sono solo i posti di dove comprarla, quanti soldi comprare e così via. Ma questo è il primo tema. Secondo, poi, questa enfatizzazione sull'ospedalizzazione. Ma allora, i caschi, i respiratori, le emergenze, tutte cose serie, cose molto serie. Ma però mi dicono alcuni specialisti, io sono di quelli che segue la scienza, non vado per l'improvvisazione, però dice, noi avremmo potuto fare qualcosa di più anche nella cura. Invece di aspettare che tra il medico di base, tra il tampone, tira, Quindi para, molla, passa è sbagliato, 15, quindi 20 giorni, un mese prima Gottardo di nel essere. semplificare ha sbagliato la politica, quindi. Ma certo anche la politica, prima di andare subito alla spedalizzazione, probabilmente certo, ci sono anche delle cure che intervenendo subito. No, dopo 15 giorni, 20 giorni del tampone, rallenta, tiene sotto controllo. Qui sono situazioni mediche molto difficili, delle quali io non mi addentro. Però si è solo mirato alla spedalizzazione e a quella eccezionale, perfino il treno, i caschi, i respiratori, l'aspetto cura è stato meno seguito. Bisognava
mentre anche questa va seguita. È un tema su cui una maggiore diligenza. Abbiamo assistito alla scenografia quotidiana nei canali televisivi dei virologi, scusatemi, parliamo un po' della cura medica, no? Anche invece vabbè, di ma perché non è stato fatto secondo anche lei? Su questo, secondo me, c'è stata una carenza della guida politica, questa va detta. E questa carenza non va tenuta nascosta, tanto più che nonostante che si sia cambiato il governo, la tecnostruttura ministeriale è rimasta talis et qualis. E quindi non, quindi non si fida nemmeno e non pensate che mi basta il fatto di aver fatto fuori Arcuri. E quindi non si fida nemmeno. Ci sono responsabilità, queste vanno dette, per non ripetere questi errori. Non si fida nemmeno di Draghi, quindi? Io in politica non mi fido di nessuno, se non dei risultati, perché questa è la legge della politica, questa è santificazione. Guardate, io Draghi, e ho collaborato sempre, dal 1987, mi ha fatto anche delle grandi cortesie per aziende padovane, ho salvato un'azienda di un imprenditore padovano, il poveretto è morto, Paolo Sinigalli, altrimenti sarebbe fallito, per intervento diretto di Draghi quando presiedeva la SACE, la società di assicurazioni per le esportazioni, però, quindi non, e ne ho fiducia, però no, no, non è mica Sant'Antonio, Draghi. Tanto per essere chiaro, perfetto. È un politico. Se, d'accordo, questa storia di tutto chiedo la regia se abbiamo il collegamento con non è che mi piace tanto. La dottoressa Lorena Gottardello, per cortesia, se mi fate sapere, d'accordo su quello che dice... Io arrivo alla conclusione che nessuno è Sant'Antonio, quindi eravamo no, adesso a posteriori. Dice, in parole dice la responsabilità maggiore è la politica, dice questo Settimo Gottardo nel non fare prima investimenti sui vaccini, su tant'altro, certo. Dice questo praticamente, d'accordo o no su questo ragionamento? In parte, sì. In parte nel senso che sui vaccini a un certo punto l'ha detto Settimo Gottardo, non era una decisione squisitamente nazionale dell'Italia, era una decisione europea, dell'Unione Europea. Anche la stessa azienda padovana che si sarebbe resa disponibile ha detto dal momento in cui premo il bottone ci vogliono 6 mesi per produrre, quindi io ci andrei piano. Cioè, sì, ma da allora a fine, 14, il primo vaccino in Europa e nel mondo di fatto è stato fatto a Natale. Sì, è stato fatto a Natale. La cosa che va contestata è che adesso abbiamo pochi vaccini, su questo sono d'accordo, però non è un problema solo nostro. In Germania hanno fatto la stessa, più o meno la stessa percentuale nostra. Beh, in Francia anche. Nuova Zelanda, cioè, hanno fatto sì, l'AstraZeneca per metà italiano, però, cioè, lo fanno metà inglese, metà allo Spallanzani, però non di... hanno 100.000 morti, quindi quello che dice Settimo Gottardo vuol dire che anche nella cura non abbiamo agito, è quello che diceva prima il professore, che non abbiamo un piano pandemico, quindi non si è intervenuti in tempo per arginare questa pandemia. Non c'è stato nessun piano per arginarla. E poi questo dentro e fuori alle zone però, gialle, rosse, verdi, arancioni. Se, però se mi è allora, permesso, proprio su questa no, cosa del dentro e dire, fuori, è collegata all'aspetto di cercare di tenere in piedi anche il sistema economico. Cioè io e lei ci siamo trovati in almeno altre due occasioni nel mezzo di quest'anno a disquisire se la settimana dopo, adesso vado a memoria, se fosse il caso di riaprire tutto o no. Perché? Come dire, col buon senso, a un certo punto, se uno vedeva che il contagio era quasi piatto, ti veniva voglia di dire ritorna un attimo alla vita, ritorna a produrre economia in ambito turismo, in ambito ristorazione, in ambito commercio. Poi però la conseguenza diretta è stata che si è rialzato la curva del contagio. Cioè qua bisognerebbe, ad oggi, lo sentiremo penso dalla dottoressa o da qualche altro, bisognerebbe chiudere di nuovo tutto. Ma ce la sentiamo perfetto. Di chiudere di nuovo tutto? Ma allora quello che dico io vuol dire che non solo psicologicamente però, ma anche però, quello che dico io è che negli altri paesi non manca tutto, un piano e sono arrivati i soldi e ovviamente per chi ne aveva necessità e bisogno in maniera importante gli altri paesi hanno chiuso. Guardi, tutto è tutto vero in parte. Porto questo esempio concreto di persona con la quale io ho parlato, perché tutti noi abbiamo delle relazioni, che è andata a fare l'infermiere nella gloriosa Svizzera e la rimandano in corsia dopo che, un giorno dopo che ha finito il suo momento, e a tutti gli altri colleghi manco gli fanno il tampone.
Cioè questo solo se senti i sintomi, che ha la febbre alta, gli dicono ma prova a farti il tampone e poi la lasciano. Quindi attenzione, perché il nostro sistema è glorioso da questo punto di vista. Ci sono stati degli errori anche qua, perché fino a maggio dell'anno scorso sia il consigliere del ministro e sia l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e c'era scritto sul sito, non poneva l'attenzione sugli asintomatici, perché il discorso che è successo in Lombardia, Brescia, Bergamo, eccetera, era perché non si andava a valutare anche la contagiosità degli asintomatici. Questo è stato un grandissimo errore, che a Padova è stato evitato e nel Veneto perché? Perché siamo andati contro l'Organizzazione Mondiale della Sanità, contro le direttive del governo, perché abbiamo fatto e prestato attenzione proprio agli asintomatici. Quindi qui il Veneto si è contraddistinto. Un terzo dei morti tutti sono quanti in Lombardia. Ma perché? 30.000 morti sono ma perché? In Lombardia. Perché le direttive erano di vedere solo quando avevi la febbre, quando avevi i sintomi e non sugli asintomatici. Allora io mi chiedo. Per esempio, in Nuova Zelanda lì c'è un controllo appunto per chi fa il tampone o meno molto più severo di quello che viene fatto in Italia. Allora lì c'è la possibilità di avere una situazione molto più positiva degli altri paesi del mondo. Sì, ma l'altra faccia della medaglia è che quando chiudono, lì chiudono. Cioè tu potevi spostarti, mi pare, nel giro di, non so, 1,7 km da casa e basta. Cioè andavi a fare la spesa e tornavi a casa, come il mese di chiusura totale che c'è stato in Italia. Noi potevamo permettercelo, cioè bisogna che ci diciamo anche questo. Però in quel mese non è che sia stato fatto granché, cioè in quel mese di lockdown, voglio dire, quando si sono aperte l'estate, tutti i re, come se non fosse successo nulla. Su questo io convengo, e questo non è stato il grande problema, primo. In secondo luogo, sui vaccini. Vi ricordate che insomma sì, noi ci siamo adeguati, l'Europa ha fatto il, come dire, per procurare i vaccini, però la Germania subito dopo ha fatto una trattativa privata per procurarseli. L'America e la Germania ha impegnato insomma, 40 miliardi per i vaccini. In Inghilterra abbiamo speso 150 miliardi, non si sa neanche come hanno fatto a spenderli. No, ma c'erano anche i contratti tra l'altro anche segretati. Quindi, cioè, secondo me il problema vero è vedo collegata la dottoressa Lorena Gottardello, che è responsabile del Dipartimento della Prevenzione dell'USL 6. Mi vede, ci sente? Gottardello, ci sente? Io la sento un attimo perché mi scusi, vi sento. Ci sente? Bene, allora buonasera, grazie di essere intervenuta. Ovviamente ho visto che stava lavorando, l'abbiamo interrotta durante il lavoro, sì, che penso sia sicuramente importante. Ci può spiegare com'è la situazione, Gottardello? Allora, premetto che non sono direttore di dipartimento, sono medico del Dipartimento di Sanità Pubblica. Le chiedo scusa. Esattamente, volevo parlarvi delle vaccinazioni, su questo vi parlo. Sugli altri aspetti non me ne sto curando io, ma è il direttore del Dipartimento di Prevenzione. Allora, ci spieghi sulle vaccinazioni, perché è una cosa che interessa ovviamente tutti noi. Ok, su questo posso dirvelo, sono aggiornata. Allora, noi stiamo andando avanti col piano molto velocemente in base a quello che ha detto la Regione Veneto e stiamo programmando le vaccinazioni, praticamente arriveremo a farne 5.000 al giorno nel mese di marzo, adesso siamo intorno a 2.000-2.500 al giorno, arriveremo a farne 5.000 al giorno. Quando? E ad aprile... Quando arriverà a fare 5.000 al giorno? Oggi 2.500, più o meno quando è previsto? La prossima settimana, perfetto. Il prossimo weekend. Comunque nella prossima settimana arriveremo a farne 5.000 al giorno, entro comunque il mese di marzo. E ad aprile la tabella di marcia prevede 9.000 vaccinazioni al giorno. E questo, mi scusi Gottardello, per spiegare ai nostri telespettatori e anche agli ospiti di studio, queste vaccinazioni 9.000 in aprile e 5.000 dalla settimana prossima, che territorio comprendono, quanti abitanti comprendono della Regione Veneto? Il Padova, la provincia? Stiamo parlando solo della USL 6 di Padova, ovviamente, in questo momento stiamo parlando, però il ritmo è stato dato a tutte quante le aziende del Veneto. Beh, quindi in questo momento
vi sto parlando, e a tutte le aziende del Veneto è stato detto di aprire anche sabato e domenica. Bene, questo vuol dire che se ne fa 150.000, 200, anzi 9.000 al giorno per 30 giorni, sono 270.000 al mese, su un'abitazione di 1 milione di abitanti, 4 mesi il Veneto e il Padova e la provincia dovrebbe essere fatta tutta. Credo di aver capito giusto, Gottardello? Sì, sì, esatto. Beh, presso poco, insomma, è così, ci vuole un po' di tempo perché abbiamo 1 milione di abitanti, quindi insomma è un po', ci vuole un po' di tempo. Comunque queste sono... Beh, ma in questo milione, le chiedo scusa di nuovo, le chiedo scusa se la interrompo, in questo milione sono esenti i bambini, sono esenti i giovani, quindi sono meno di 1 milione. C'è meno di 1 milione. Certo, allora la vaccinazione, allora riprendiamo un po' un attimo il discorso. La vaccinazione intanto... è autorizzata, i vaccini che abbiamo solo per l'età superiore ai 18 anni, quindi non abbiamo ancora vaccini per le persone giovani, per capirci, e per le persone che vanno a scuola. Abbiamo cominciato con la vaccinazione degli anziani, quelli età superiore a 80 anni, poi man mano abbiamo fatto gli operatori sanitari, farmacisti, dentisti, sì, tutti gli operatori sanitari privati e pubblici abbiamo fatto. Abbiamo cominciato a fare le scuole, ovviamente gli insegnanti e tutti gli addetti alle scuole, diciamo, dall'asilo nido fino adesso addirittura all'università viene fatta, e quindi questa è la tabella di marcia che si prevede, diciamo, fino alla fine di marzo sostanzialmente. Quindi questo è l'obiettivo. Certo. Poi ad aprile si vedrà esattamente che cosa ci dirà la regione, perché... ovviamente in questi mesi il vaccino non c'era per tutta la popolazione, ecco, mi scusi, c'era soltanto per una parte della popolazione, quindi la regione ha scelto delle priorità. Certo. E le priorità sono state gli operatori sanitari, le case di riposo, gli ultra ottantenni e adesso le scuole. Ecco, anche penso le forze dell'ordine, presumo ci siano all'interno. Questa settimana hanno iniziato anche i carabinieri, la polizia aveva già iniziato, certo, 15 giorni fa. Questa settimana hanno iniziato i carabinieri e tra la fine settimana e l'inizio della settimana prossima comincerà i vigili del fuoco, la guardia di finanza e qualche altra categoria. Senta, Gottardello, che vaccino usate? Noi abbiamo tutti e tre tipi di vaccino. Per le categorie, diciamo, dei servizi essenziali, come abbiamo detto, le forze dell'ordine e gli insegnanti, stiamo usando l'AstraZeneca. Ecco, invece, aspetti, ferma, le chiedo, mi scusi sempre se la interrompo. Usate l'AstraZeneca, fate solo una dose e se fate la seconda, a che distanza la fate? Dopo 3 settimane, 5 settimane, 10 settimane? Oppure ne fate un'unica dose di AstraZeneca? Mi racconti un po' anche per spiegare al telespettatore. Allora, per tutti i tipi di vaccino il Ministero ha detto che si fanno 2 dosi. Poi dipende dal tipo di vaccino che si utilizza. Con l'AstraZeneca, che è appunto per le categorie, come vi dicevo, sostanzialmente per le scuole, la stiamo usando proprio questa mattina, per le scuole e, diciamo, i carabinieri, le forze dell'ordine, le categorie essenziali, viene usato l'AstraZeneca e poi si fa una seconda dose tra 3 mesi. Okay. Invece per gli anziani, che abbiamo fatto nelle case di riposo e adesso, insomma, quelli che sono a casa, stiamo utilizzando Pfizer, la cui seconda dose viene fatta tra 3 settimane, o in alternativa il Moderna, la seconda dose viene fatta tra 4 settimane. Ecco, Gottardello, i 3 mesi di distanza nel fare il vaccino AstraZeneca, mi scusi se le faccio delle domande banali, poi sono domande che si fanno tutti e le chiedo già a Venia se non dovessero essere esatte, però la distanza di 3 mesi dà una copertura e una garanzia di copertura abbastanza tranquilla per chi ha questo tipo di vaccino. Cioè io mi faccio l'AstraZeneca, fra 3 mesi faccio la seconda, in questi 3 mesi sono abbastanza riparato da non prendere questo maledetto virus? Sì, perché questo vaccino inizialmente addirittura era nato soltanto per una dose e quindi copre, diciamo, attorno all'85-90%. La seconda dose dopo 3 mesi viene fatta per rinforzare l'immunità in maniera tale che questa immunità duri per più tempo. Ecco, quindi senta... sì, ha una protezione in questo periodo non al 100%, ma nessun vaccino dà la protezione al 100%,
e poi facendo questo richiamo tra 3 mesi la protezione durerà più a lungo. Ecco, senta Cortadella, tutte quelle persone che avete fatto il vaccino, ci sono state delle controindicazioni di chi le ha ricevute e se sì, in che percentuale? No, allora, il vaccino, noi abbiamo tanti tipi di vaccino. Si immagini che lo Pfizer, che è il vaccino che usiamo negli anziani, la settimana scorsa è stato somministrato alle persone oncologiche che prendono farmaci importanti immunosoppressori. Si userà per le persone cosiddette, secondo le circolari ministeriali, si chiamano persone, pazienti estremamente vulnerabili. Vuol dire persone che hanno importanti malattie anche, diciamo, di immunosoppressione. Per cui lo useremo, per esempio, in tutte le persone che hanno malattie neurologiche tipo sclerosi multipla, lo useremo nelle persone a cardiopatie importanti, ma nelle fibrosi cistica, in tutte le insufficienze respiratorie, insufficienze cardiache e, ripeto, dalla settimana scorsa ha cominciato lo IOV, ma anche Schiavonia, la nostra sede dell'ospedale di Schiavonia, ha cominciato a vaccinare gli oncologici, ma non gli oncologici, diciamo, che hanno già superato la malattia, ma i pazienti oncologici che sono in terapia, stanno assumendo terapia. Perfetto. Quindi quello che volevo dire è un vaccino che in realtà il Pfizer può essere usato per tutti. È veramente eccezionale il fatto, ecco, l'unica eccezione per lo Pfizer è che ci sia delle allergie importanti a questo tipo di vaccino, ecco, ma basta. Ma finora tutte le persone che avete fatto, c'è stato qualcuno che ha avuto dei problemi, che è svenuto dopo il vaccino, che si è sentito male dopo il vaccino, che ha avuto dei problemi a lunga, dopo una settimana, cioè questo per tranquillizzare i nostri telespettatori, oppure tutte le persone che hanno vaccinato, la stragrande maggioranza, il 99,9%, ne sono uscite ovviamente senza nessuna controindicazione? Guardi, noi abbiamo avuto delle persone che hanno avuto, diciamo, l'effetto più grave che abbiamo avuto è stata una persona che ha avuto un'allergia, nel senso ha avuto un'allergia, diciamo, importante, è stata vista in pronto soccorso, è stata in osservazione e poi è stata dimessa. Questo è stato l'effetto avverso su ormai più di 80.000 dosi che abbiamo fatto. Vabbè, la percentuale è davvero tranquillizzante. Avete domande da fare? Credo sia stato di aver esaurito tutte le domande, credo che... Una domanda l'ho tesa per gli informatori farmaceutici, perché sono a contatto sempre con gli informatori farmaceutici che in Friuli sono già tutti stati vaccinati, in Veneto purtroppo ancora non lo sono. Volevo chiedere se come categoria a rischio, insomma, prossima settimana inizierà anche per loro questa vaccinazione. Ma veramente è cominciato oggi alle 2. Meraviglioso. Grazie, ecco, Lorena. Bene, subito, ha capito, dottor Avruscio, subito. Abbiamo risolto. Anche, invece per i diabetici quando inizierà, quelli sotto i 60 anni, 65 anni, quando inizierà? Allora, sì, ripeto, non abbiamo vaccino per tutti perché abbiamo dovuto scegliere. Una delle altre categorie saranno i diabetici. Allora, adesso si sta vedendo, non sappiamo ancora, perché una parte del vaccino sarà data ai medici di medicina generale. E quindi adesso, con i prossimi vaccini, bisognerà anche vedere, perché abbiamo bisogno anche di medici di medicina generale, e quindi per le persone che magari hanno meno di 65 anni e non hanno, diciamo, patologie particolari, come può essere un diabetico che ha il suo diabete ben compensato, di età inferiore ai 65 anni, si sta valutando come procedere anche con i medici di medicina generale. E quindi, se sperando arrivino queste dosi di vaccino, insomma, possiamo dire, sì, dai conti che ha detto lei, insomma, prima di agosto, se ho fatto un conto giusto, dovrebbe i padovani che hanno avuto il vaccino, visto che saranno sicuramente sui 700.000, i padovani 700.000, mi corregga Bisato se dico il numero esatto, insomma, su questo numero mi sembra che prima delle vacanze estive abbiamo fatto la copertura completa, possiamo dirlo, Gottardello? Noi ci speriamo, dalla tabella di marcia della Regione Veneto sì, dopo la sicurezza dipende anche dal vaccino, ripeto, che noi avremo, dalla quantità di vaccini che noi avremo. Beh, credo di aver fatto tutte le domande, lei è stata esauriente, okay. La ringrazio. Cioè, aspetta, dottor Avruscio, vuole fare le domande. No, chi è già stato contagiato con il Covid, si vaccina lo stesso, si mette in coda oppure si fa solo una dose, come... No, allora è arrivata una circolare proprio questa settimana che ci deve essere un distanziamento di almeno 3 mesi, diciamo, da quando una persona ha avuto la malattia, ha avuto la positività sostanzialmente con il tampone.
si aspettano 3 mesi e poi si fa una sola dose. Questa è una circolare ministeriale che è arrivata proprio questa settimana. Quindi le persone che magari, non so, farmacisti o insegnanti che ci dicono che hanno avuto il Covid, in questo momento non li facciamo, però li invitiamo e gli diamo un appuntamento tra 3 mesi. Dottoressa, io la ringrazio perché è stata esauriente e anche sicuramente è stata molto seguita dai nostri telespettatori perché ha dato delle informazioni importantissime, mi creda, perché tanti non conoscevano ovviamente quello che sarebbe successo dopo la vaccinazione, quante vaccinazioni sono state fatte e quanti ne verranno, quindi è stato davvero molto utile e io non posso altro che ringraziarla di cuore, davvero grazie. Grazie a voi, noi andiamo in pubblicità. E noi andiamo in pubblicità e subito dopo ovviamente continueremo a parlare se ne usciremo da questa situazione.